spesso per aumentare la velocità nel perdere il proprio peso corporeo si possono commettere degli errori, come ad esempio saltare i pasti e più delle volte a risentirne la colazione. Vorrei ricordare che la colazione è uno dei pasti fondamentali che ci fornisce circa il 20-30% dell'energia di cui il nostro corpo ha bisogno per svolgere al meglio la propria giornata. Vorrei anche ricordare che durante la notte il nostro corpo consuma energia per svolgere processi fisiologici come ad esempio la respirazione cellulare o il mantenimento della temperatura corporea. Si dice infatti che è durante la notte che si dimagrisce. Per cui si comprende bene come è importante appena svegli fare colazione proprio per avere quell'energia disponibile per aumentare l'efficienza metabolica durante la giornata. Si è visto che chi salta la colazione arriverà al momento del pranzo con una fame spropositata, difficilmente riuscirà a controllare il proprio appetito. E tutto questo andrà ovviamente a inficiare negativamente sulla gestione del proprio peso corporeo. Oppure durante la mattinata ricorrerà più spesso al consumo di snack salati, grassi e ipercalorici. Per cui è fondamentale proprio per gestire il proprio peso corporeo fare colazione. Si è visto inoltre che chi salta la colazione avrà una riduzione nelle performance cognitive e sportive. In particolare, per quanto riguarda gli sportivi, oltre ad una sana idratazione, è fondamentale fare la colazione proprio per evitare il catabolismo muscolare ed evitare che ci sia un aumento del senso della fatica. Si consiglia di fare colazione 30 minuti prima di svolgere attività fisica, magari scegliendo alimenti più digeribili, come ad esempio alimenti secchi. Che sia dolce o che sia salata, la colazione è importante che sia completa in carboidrati, fibre, sali minerali e vitamine. Vi riporto degli esempi: una tazza di latte parzialmente scremato o yogurt bianco associato a fette biscottate o pane oppure cereali da prima colazione. Oppure vi potete ogni tanto divertire, magari quando avete più tempo la domenica, preparando dei pancake o delle crepes, magari associando miele o marmellata oppure frutta fresca o frutta secca. Se volete optare per una colazione salata, si consiglia pane tostato con olio extravergine di oliva oppure delle uova strapazzate.